Dove comprare i profumi? La risposta più istintiva sarebbe in profumeria, come direbbero tutti. Non è del tutto sbagliata la risposta, attenzione. Dove voglio acquistare una macchina? Vado al concessionario. Però, che succede quando la profumeria carica veramente tanto i prezzi? Ovviamente una persona cerca di risparmiare il più possibile. Allora, io capisco che le profumerie fisiche, come sappiamo tutti quanti, abbiano delle spese da affrontare. Il commesso, lo stipendio del commesso, i tramiti, lo sponsor, la marca. Ci stanno tante di quelle spese che non immaginiamo nemmeno. Ho pubblicato una storia su Instagram pochi giorni fa, ve la metto qua, di questi due profumi, due profumerie fisiche diverse. Una è Estasi Profumerie e l'altra è Sephora. Piccola parentesi, se avete Estasi Profumerie, la catena, nella vostra città, andateci a fare visita perché ha veramente buoni prezzi, buoni sconti. Come vedete, Roma a 30 euro tutto il set, identico a quello di Sephora, o Sephora insomma, identico cofanetto, set, bagnoschiuma, identico profumo 75 ml. Guardate, la metà del prezzo. Allora io mi chiedo, io da Sephora non credo di averci mai comprato profumi, se non sbaglio, non credo. E da Douglas sì, me lo ricordo ancora, comprai Thierry Mugler Cologne da 100 ml, che addirittura mi convenì più di Amazon, quindi è per quello che l'ho presi. E Sephora o Sephora ormai secondo me sta diventando come una specie di rinascente. La Rinascente, per chi non la conoscesse, è un grande store. Si vendono anche vestiti, soprattutto scarpe di grandi marche, Gucci, Louis Vuitton, eccetera, 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 eccetera. Però vende anche, c'è cioè un piano, vende solo profumi. E vende anche nicchia, vende anche acqua di Parma, Tom Ford, varie collezioni private come Bulgari, come Dolce & Gabbana, come Gucci, insomma, trovate una grande varietà di profumi. E per questo io ormai faccio fatica a distinguere il prezzo di Sephora con quello della Rinascente. Cioè, stiamo là, ragazzi. A sto punto vado alla Rinascente e c'ho pure una busta più carina. A parte gli scherzi, adesso forse mi sta guardando anche un commesso, una commessa di Sephora. Rispetto per te, tu fai il tuo lavoro, non c'entri niente. A tal proposito, però, io mi sento di consigliare ovviamente l'acquisto online, perché online si risparmia veramente tantissimo, ragazzi, è innegabile. E ci sono tanti, 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 tanti siti dove poter comprare profumi. E vi metterò una piccola lista qua sotto, nella descrizione del video, di siti dove io ho già comprato trovandomi bene. E allora, come fare a comprare online? Ovviamente già partendo da un sito affidabile già stiamo a metà strada, perché per esempio ci sono siti come eBay dove bisogna stare molto molto attenti. Ci sono tantissimi venditori che vendono su quel sito, chi vende truffe, chi vende sole, chi vende falsi, quindi dovete stare molto attenti, dovete sempre guardare il feedback del venditore. Dovete guardare chi lo vende, dovete guardare cosa vende, la foto reale dell'oggetto che vende. State molto attenti perché alcuni fanno passare profumi con difetti, tra virgolette, della boccetta come originali, ma state sicuri al 100% che sono falsi. Faccio un esempio, Dior Sauvage, conosciamo tutti Dior Sauvage, e per chi lo avesse avuto o per chi ce l'ha, sapete che ha il tappo magnetico, quindi quando voi lo andate a richiudere il tappo si autoaggiusta nella direzione preimpostata dalla calamita, quindi vediamo CD, che sarebbe Christian Dior, tutto dritto con la boccetta. Ci sono boccette di Sauvage che o non hanno la calamita, quindi mettete il tappo e dove capita capita, o hanno una calamita talmente blanda che la scritta non viene mai centrale. Quelli, ragazzi, sono falsi al 100%, quindi non vi fidate, attenzione anche alle scritte, al carattere delle scritte. C'è una, come
contraffazioni in giro che non immaginate, quindi state veramente attenti. Un'altra cosa che vi consiglio è di utilizzare sempre come metodo PayPal. PayPal vi salva veramente, ragazzi. Io una volta mi ricordo ancora di aver preso un Sauvage di Dior, appunto, pagandolo troppo poco rispetto alla media. E mi arrivò purtroppo un Sauvage falso, però grazie a PayPal io sono riuscito a riavere tutti i soldi che ho speso. Quindi pagate sempre con PayPal, ragazzi, mi raccomando. Siti, conosciamo tutti Notino, conosciamo tutti Amazon, ce ne sono veramente tanti di siti, Casa del Profumo, Parfumo. In questo momento mi vengono questi, ma comunque ce ne sono veramente tanti. Vi lascio in descrizione ovviamente quelli principali o comunque quelli dove ho comprato e mi sono trovato bene. E questo è anche un appello per voi, ragazzi. Se avete dei siti consigliati che io non ho citato nel video o nemmeno nella lista, nella descrizione, scriveteli qua sotto perché fate un favore a tutti, ci fate risparmiare veramente tanti soldi. Quindi no, a parte gli scherzi, scatenatevi nei commenti, scrivete tutti i siti dove avete comprato e vi siete trovati bene, affidabili, facciamo un favore a tutti noi, sia a noi stessi e sia agli altri, perché tanto lo scopo principale è risparmiare. Ovviamente ragazzi, io questo video lo sto facendo per farvi risparmiare appunto, e vi devo dire però una cosa, cioè se la differenza tra online e fisico fosse 5 euro o 10 euro massimo, io comprerei nella profumeria fisica 1000 volte, ma il fatto è che la differenza è veramente troppa. Addirittura a volte il prezzo si moltiplica per 2, per 3, cioè un profumo che io online potrei prendere per 50 euro, in profumeria lo prendo a 90. Quindi capiamo tutti quanti che purtroppo nella profumeria fisica c'è un sovraccarico di prezzo troppo esagerato. E vi ho messo anche all'inizio del video la foto di un profumo in offerta che ho trovato, per farvi un esempio. Quindi ragazzi, come vi ripeto, scatenatevi nei commenti nel scrivere tutti i siti affidabili dove abbiamo comprato tutti quanti. E è stato un piacere fare questo video. Tornerò a breve perché ci saranno dei video molto interessanti. E noi ci vediamo al prossimo video.